Non accetteremo le riformulazioni proposte dal Governo e magari tenterò di spiegarne i motivi, perché noi abbiamo deciso, proposto di portare questo dibattito all'interno dell'Aula parlamentare attraverso la nostra mozione, innanzitutto per un motivo, per far finire quel silenzio assordante che da troppo tempo aleggia e c'è rispetto alla questione. Vede, noi viviamo una situazione e tutti i testi delle mozioni, prima delle vostre riformulazioni, lo scrivono, dove professare la fede cristiana e il cristianesimo in alcuni paesi, e sottolineiamo in alcuni paesi dove vige il diritto e la legge islamica, comporta il rischio della vita. L'onorevole Binetti ha citato alcuni numeri. Noi potremmo citarne tantissimi altri, abbiamo citato alcuni esempi perché in quest'Aula nell'ultimo anno ci siamo trovati ad affrontare questioni che riguardavano il femminicidio, questioni che riguardavano l'omofobia. Oggi la Lega porta in quest'Aula la questione che riguarda la cristianofobia, parola che voi avete chiesto di cancellare dai testi delle mozioni, ma che noi invece vogliamo mantenere, perché di questo si tratta. Vedete, tra il 2011 e il 2012 si contano circa 2.000 assassini di cristiani nel mondo, 2.000 persone ammazzate perché, solo ed esclusivamente perché cristiane, circa 300 arresti. C'è un rapporto dell'Unione Europea, del gruppo di lavoro del Parlamento Europeo, che cita 25 paesi come di gravosa preoccupazione rispetto alla libertà religiosa. Di questi 25 paesi, 15, in 15 viene violata la libertà religiosa, con pene allucinanti. Noi abbiamo citato alcuni casi. Lo dico anche a chi in quest'Aula si è trovato ad affrontare, a sostenere anche in maniera vigorosa le tesi sul femminicidio. Di cosa stiamo parlando qua? Quando una donna sposa un cristiano e viene sentenziata con una condanna a morte solo per quel motivo, questo non è femminicidio. Di cosa stiamo parlando? Voi ci chiedete di togliere dalla nostra mozione questi esempi. Voi ci chiedete di togliere dalla nostra mozione altre situazioni. Ma vede, lo dico al governo. Noi pensiamo che questo silenzio assordante debba assolutamente finire. Noi crediamo che un paese come questo, che vive e che si basa su valori identitari di cultura comunque cattolica, debba prendere una posizione chiara e forte. Lo dico anche a chi ha accettato alcune riformulazioni da parte del governo. Non è con una giornata mondiale sulla libertà religiosa che risolviamo il problema. Non prendiamoci in giro da questo punto di vista. Noi al Governo chiediamo un impegno forte e concreto, al Governo chiediamo di utilizzare la diplomazia affinché si riesca a tutelare la libertà religiosa in questi paesi, nei paesi con il diritto islamico. A voi chiediamo di tutelare la libertà religiosa e se non ci riuscite, a voi chiediamo di attuare tutte quelle politiche di blocco anche di rapporti diplomatici ed istituzionali con questi paesi. Perché non si può più far finta di niente, non è più possibile far finta di niente. Ve lo chiediamo perché voi tante volte qui dentro vi siete professati come i tutori dei diritti e della libertà religiosa, tutori dei diritti e della libertà religiosa all'interno di questo Stato, ma ve ne fregate altamente dei diritti e di libertà religiosa di quello che succede in questi paesi. E questa cosa è inaccettabile. E noi proprio per questo motivo non accettiamo le vostre riformulazioni, perché sono proposte al ribasso, perché lo dico chiaramente, noi non ci vergogniamo di quello che ci hanno consegnato i nostri nonni, noi difenderemo quei valori fino alla fine e lo faremo con franchezza e con totale chiarezza. E chiediamo a voi un po' di coraggio, chiediamo a voi di farlo insieme a noi, perché queste situazioni sono intollerabili. Non è più possibile accettare che in questo Paese sia permesso a coloro i quali ammazzano la nostra gente dalle altre parti di
tutto quanto è possibile fare. In questo paese non vige più nessuna regola per loro e loro stessi ci ammazzano le nostre persone nei loro paesi. Noi diciamo basta a questa situazione.